E allora, cosa mi dici? È stato meraviglioso, Amenofis. Era tanto che un uomo non mi trattava così. Né più né meno di come mi merito. Buon per te. Adesso... Ora sarai mio ospite. Sarò buona con te e starai al mio fianco per l'eternità. Dolcezza, io sono più abile nelle distanze corte. Non è quello che mi è sembrato di vedere. No, questione di pratica. Fammi un favore, chiama i tuoi robot e di loro di aprirmi il sarcofago del teatro per... Vai a far del bene a questo mondo. Amenofis III, in questa casa non si apre tutto così facilmente. Lascia stare, lo chiederò io stesso ai robot e tu... Non ti ascolteranno mai. Il dottor Celsius li ha programmati affinché obbedissero solo a chi indossa la collana che porto io e che, come puoi vedere, non tolgo mai per nessun motivo al mondo. Grandioso. Sì, Dan disse grandioso, ma in realtà pensò, prima o poi quella collana sarà mia, perché, per come stanno le cose, mi sarà indispensabile per teletrasportare Big Albert al laboratorio di Mosca. Sei mio, Amenofis. Soddisfa ogni mio desiderio e sarai felice per l'eternità. In caso contrario, chiedi all'oracolo delle ombre. Boh, per me è una sventola e basta. È pieno di monete. Con una villa grande come uno stadio, a chi viene in mente di piazzare la vasca da bagno in camera da letto? Già che ci sei, ci metti pure il frigo, la cuccia del cane e il gabinetto. Mezzo stipendio che le mucche dei pali sono divinità. Monete interessanti, ma con lei davanti. Mia signora. Parla. Dove posso trovare quel tipo? L'oracolo delle ombre. Esci dalla stanza e attraversa la sala fino alle porte gemelle che ci sono dall'altra parte. Lo riconoscerai senz'altro. Ordinami di baciarti, mia cara. Che tipo! Fallo o ordinerò di farti squartare. Consiglio da esperto, non baciare mai ad occhi chiusi. Ti lascio, per ora. Mezzo stipendio che è l'oracolo. Tu, Don Timido, sei il... L'oracolo delle ombre. Mi fa piacere, io sono il sommo boss a me... Che tipo? Sei Daniel Murray, scriba di gesta sportive, autore di gesta d'ancora. Hai intenzione di mettere le mani sulla collana di Cromha tramite astuti stratagemmi, ma non te la cederà mai. La tua unica opportunità sta nel restituirla alla terra dei morti, che non avrebbe mai dovuto abbandonare. Ci arrivo, ma come faccio? Leggerai il libro dei morti. Grandioso, è lungo? Molto pericoloso, persino per uno scriba. Se leggi i geroglifici in modo errato, il processo può invertirsi e portare all'inferno il mondo dei vivi. Un gran cataclisma, un gran olocausto. Metterò alla prova il tuo valore, scriba. Mi porterai 8 geroglifici, non 7 né 9, ma 8, disse l'oracolo. Quando li avrai, ti sottoporrò a un esame di sintassi e se lo supererai, ti condurrò al libro dei morti. Pare che Cromma faccia anche dei numeri di escapismo. Ma cosa avrà questa gente che mette ali in qualsiasi cosa? Finché non gli avrò dato i suoi 8 geroglifici, mi servirà ben poco.
Hai il naso da formichiere. Ma pensa, una mummia. Giurerei di... D'accordo, ho capito. Stiamo facendo quel gioco da bari di strada, no? Beh, a me questi sarcofagi non la fanno. Quanti soldi mi sarò fatto con la solita storia? Marry, 10 centesimi che non indovini in quale dei 3 bussolotti sta la pallina. Dan, che il gioco ce l'ha nel sangue, non poté resistere alla tentazione e si mise in testa di scoprire il trucco che stava dietro il mistero dei 7 sarcofagi e la mummia mobile. Ah, ecco fatto. Non c'è gioco che mi resista. Si disse Dan, orgoglioso di aver svelato il trucco dei sarcofagi. Era facile, bastava solo osservare con attenzione. Il sarcofago si muoveva sempre di varie posizioni verso destra dall'ultimo posto in cui era apparso. Concretamente, 5. Forte. A cosa serve una daga a una mummia rimasta secca migliaia di anni fa? A niente. Sorveglia l'uscita del tempio. Dov'è il trucco? È incredibile, ma vero. Un gioco da ragazzi. Bah, odio la magia. I robot sono intontiti. Andrò verso il sarcofago con disinvoltura. Fermo lì, mio buon camerata! Qualche problema? Da parte mia nessuno, compagno, assolutamente nessuno. Ma dove comanda il padrone, non comanda il marinaio. In parole povere? Gli ordini di Krom-Ha sono stati chiari. Se il camerata Menophis si avvicina al sarcofago, lo squartiamo. Capisco. Niente di personale, ovviamente. Mi stai pure simpatico. Buon per te. Sono pazzo per servirti. Non dare retta al mio compagno Daki. Non capisci un tubo. In quanto a Daki... Perché dici che non capisce un tubo? Perché è scemo. Ma scemo, scemo, scemo! Serve a qualcosa? Senza offendere, camerata, che qui siamo tutti proletari. Ci sono pappagalli che vanno in skate, barboncini che ballano, e poi c'è Daki, che fa trucchi di magia, pensa e canta. Dì a Daki di farmi qualche trucchetto. Tu, sciagurato, fai qualche magia! Cambiando argomento. Ea. Ea, camerata! E o tu? Parla con me, compagno! Ea. Ea, camerata! È finito nel cilindro dopo un colpo di bacchetta. Odio i peluche. Ti sembro un tenerone. Era dentro al cilindro fin quando Daki l'ha toccato con la bacchetta e ha scambiato il suo posto con quello del coniglio. Cilindro e bacchetta, viva l'originalità!
Non credo alla magia, ma bisogna essere pratici. Questo è un enorme stupi... Dalla padella alla brace. Dan Murray facendo l'idiota. Primo tentativo. Avrà funzionato? Di nuovo mio. Cosa verrà dopo? Un pagliaccio girevole. Non mi chiederò per quale assurda logica la piramide è apparsa qui. Chi se ne frega? Eo tu! Vietato il passaggio, umano. Non sei autorizzato a uscire da questo tempio. Non intendo farlo. Sai perché? Perché non voglio. Perché lo scettro che sostengo è antichissimo. Fu costruito agli inizi della dinastia Narmer. Grandioso. Da più di 5.000 anni. Buon per te. Più antico è, maggiore la sua potenza. Wow. Perciò non potrai passare per quanto tu lo voglia. Un consiglio. Riposati. Che tipo. Non osare uscire dal tempio, umano! Amico, quanti millenni ha il tuo scettro? 5.000 anni di potere primigenio che dalla dinastia Narmer? Vedo i tuoi 5.000 e il rilancio di 1.000. Che mi dici? Eh? Ho uno scettro di 6.000 anni. Il suo potere sprizza da ogni poro. Come faccio a sapere che non menti, umano? Quando lo vedrai rimarrai scioccato. Una cosa talmente consumata deve essere di sicuro ultra vecchia. Occhio! Ci credi adesso? Indietro, umano! Possiedo uno scettro di 6.000 anni di antichità, il cui potere è talmente letale che... Monotematico, no? Fa una certa impressione. Il disegno che gli è venuto fuori è forte. Sono sempre stato bravo in queste cose. Da piccolo avevo la stanza piena di cartelli segnaletici. Mi avevi chiesto dei simbolini? Eccoli. Eccone due. Non due, ma uno. L'anatra è un geroglifico, ma quello dell'altro lato è un disegno. Che peccato. Mi avevi chiesto dei simbolini? Eccoli. Quattro d'un colpo. Io sono fatto così. Mi avevi chiesto dei simbolini? Eccoli. Eccone uno. Mi avevi chiesto dei simbolini? Eccoli. Eccone uno. Mi avevi chiesto dei simbolini? Eccoli. Eccone uno. Otto geroglifici vedono i miei occhi, disse l'oracolo.
Non 7 né 4 né... Alleggeriamo, no? 2. Ora finalmente ti accingerai ad affrontare i 5 quesiti della sintassi egizia. Non 1 né 9 né... Perché mi guardi così, scriba? All'opera. Avanti, dunque. Prima domanda. Indica il verbo principale della seguente orazione. Le righe sto... Niente male. Seconda domanda. Qual è il complemento diretto della seguente frase? Il serpente. Bene, hai scelto con saggezza. Terza domanda. Quale geroglifico funge da soggetto in questa orazione? La tipa. Bene, né sufficiente, né eccellente, né passabile, né male, né caldo, né freddo, ma bene. Quarta e penultima domanda. Uno dei seguenti geroglifici non può essere coniugato nella voce passiva. Quale? L'occhio. Sorprendente. Non ti sei lasciato ingannare dalla dualità sostantiva e aggettivale del soggetto, eh? Stai parlando con Dan Murray. Rilassati. Quinta e ultima domanda. In quale geroglifico comincia l'orazione subordinata sostantivata? Il serpente. Esame superato. Come hai fatto? Osservando, disse Dan. La risposta in tutti i casi era quel geroglifico, la cui posizione coincideva sia nella tavoletta che nelle frasi sovraimpresse tra le quali dovevo scegliere. Quali frasi? Lascia stare, la mia vita è più complicata di quanto sembra. E ora, avanti con quel libro dei cavalieri. Sì, certo. Prendi questo. Queste bestie mi fanno ribrezzo. Non avevi niente di peggio da darmi? È la chiave che apre la porta della stanza in cui è custodito il libro dei morti. D'accordo, farò di necessità virtù. Che si trova nel... Nel... Non ci riesco, non posso negarlo in questo modo. L'amo. Ti ho già detto che sei una lagna, vero? Restituiscimelo. Aspettalo seduto. Dov'è il libro? Non te lo dirò mai. Mai! Non posso aiutarti a distruggerla. Quanti millenni sono che la amo? Né 4, né 7, né 8, né 12, né 1, né 13, né... Divertiti. Non sopporto la pacchianeria, è più forte di me. Ma il peggio è che quel tarato mi ha lasciato a metà. Ancora non so dove si trovi il libro dei morti, ma mezzo stipendio che con questo barattolo lo trovo. Odio gli scarafaggi. Ma vedo solo maschi. È logico, o qui succederebbe il 48. Posso fare qualsiasi cosa, ma prendere degli scarafaggi tanto per... No. Errore. Non è uno scarafaggio, è una scarafaggia. Se c'è una cosa di cui sono esperto, quella è il mondo femminile. Ora che ci penso, quelli della fontana sono tutti maschi. Il mio è femmina. Chiuso a chiave. Dannato libro dei morti. Entrambe hanno una stella in rilievo. Combaceranno? Touchdown.
Down. E ora? Non oserai farlo. Finirai per avere pietà di me. E allora ti distruggerò. Per caso assomiglio a Suor Assunta? No, perciò all'opera. Quale di questi 5 passaggi sarà quello giusto? Animale a 3 zampe, occhio pesto, busta della spesa. Illuso! Stai risvegliando i morti. Per dargli una botta di vita, mia cara. Clessidra, tipa di profilo, tipa schiantata. Ti manderai tutti all'inferno, Amenophis. E ti brucia sapere che tu sarai la prima. 3 linee fatte male, slot machine anacronistico. Abbi pietà, Amenophis. Vai a far del bene a questo mondo. Mia cara, dai la collanina a papà e ognuno per la sua strada. Quando ebbe in suo potere la collana che comandava i robot di Krom-Ha, Dan prese le redini della situazione. Avanti col doppio fondo del vostro sarcofago, forza! Ma questo tizio sta bene? Questo tizio non sta bene. Buon per me, che cos'è? È completamente decerebrato. Finalmente Dan aveva teletrasportato il corpo di Big Albert al laboratorio di Mosca. Ma sorse un nuovo problema per il quale non avevano soluzione. Dove si trovava il suo cervello?